20 feet down, 2.5. Allora, Gaspare, il ventennio, possiamo dirlo, dal 56 al 78 ha segnato una storia bellissima che a volte quando la raccontiamo io dico che è talmente emozionante che in certi momenti posso dire anche commovente in qualche occasione, in qualche passaggio. Però quello che ci interessava sapere era capire il dopo 78, cosa ti ha lasciato l'esperienza del caso Amicizia. Ecco, allora, come effetti, diciamo, mirabolanti, unici, era irripetibile, ecco. Invece dal lato ricerca, dal lato cammino mio personale e di mia moglie, ci ha lasciato molto, perché prima che finisse il tutto, uno di loro, a me e a mia moglie, ci ha detto, cercatevi un maestro. Il che non abbiamo fatto subito, perché un po' stanchi, poi la storia dei guru, così. Era una ricerca che non faceva parte di noi. Però... In che anno siamo, ad esempio, quando è venuta a galla questa cosa? Ti ricordi? Beh, siamo appunto fine 78, guarda, sono passati parecchi anni, fino che quasi inavvertitamente, quasi non ci ricordavamo di questo invito di cercarci un maestro, per una combinazione di cose che non sto qui a dire, cose normali, comunque... Mm-hmm. Non casuali, perché certo, nulla viene per caso. Caso. Non, per caso. Siamo venuti a conoscenza di Osho e sia io che mia moglie si sono fatti discepoli di Osho. Dopodiché, dopo quando ci ha dato l'iniziazione, ecco, questa sembra fantascienza. Quindi l'hai conosciuto anche di persona, sì, Osho. Questo sembra fantascienza, ma ci siamo detti, ce l'avevano detto di cercarci. Ecco, sembra incredibile. Più fantascienza questa. E hai conosciuto un maestro di altissimo livello. Quindi conosco, è continuato un cammino con delle tecnologie di meditazione che loro non dovevano neanche darci, non erano compiti loro. Quindi poi, era un compito molto terrestre. Ecco, questo, poi abbiamo scoperto che il dire di Osho, con una percentuale che è inutile stare qui a soppesare, perché però per quanto riguarda l'aldilà, quello che noi chiamiamo Dio, era molto simile a quello che ci dicevano loro. Ok. Ecco, a parte il fatto che Osho poi ha parlato di loro. Però c'è stato un periodo che appunto siamo stati io e mia moglie presi totalmente da Osho. Abbiamo cominciato a meditare seriamente, il che ci ha fatto molto bene, perché ci siamo accorti che la meditazione fa bene. Fa bene. Fatta bene. Il corpo fa bene. E lo spirito. Sì. E verso circa 12 anni fa, quando è uscito il libro di Breccia, I contattismi di massa. Io l'ho visto, io non conoscevo Breccia perché non faceva parte di noi. Certo. Ecco. E gli ho scritto, siccome lui sul suo libro mi nominava anche, lui dice: io sono Gaspare De Lamo, oh caro Gaspare, ci siamo conosciuti, siamo diventati ottimi amici. E Breccia ormai si era esposto e io ho detto: ma devo espormi anch'io? No, mi sono chiesto. E ho detto: ma è un patrimonio di cose che so, che ho visto, che mi hanno detto, importanti più o meno, ma viene tutto da loro, perché non dirle, perché non farne partecipe tutti? E allora ho detto a Breccia che ero disposto, ecco, e da lì ho cominciato a... Tuo cammino di divulgazione. Ecco, faccio un piccolo esempio che non è l'unico, poi rare volte si è ripetuto in casa mia. Io ero lì che pensavo, ma mi devo esporre o no? Faccio bene, so parlare, quello che ho visto io sono cose poi così interessanti, cosa devo fare? Mentre pensavo queste cose, un oggetto della stanza è andato da un posto all'altro, da solo, siccome io questi movimenti li avevo già visti in passato, ho capito che era un sì. È un segnale. Ho ringraziato e ho detto,
lo faccio, mi sono esposto, ecco. E di queste cose sono successe varie volte, ma qualche conferma è arrivata. Ecco, cioè, penso che, non so se con occhi benevoli o no, se faccio bene o no, ma mi guardino un po', ecco. Però ho capito anche che guardano ognuno di noi. Sì. Sì, sulla scorta di quello che stai dicendo, si potrebbe parlare di una coscienza universale dalla quale noi attingiamo le informazioni? Certo. Quindi non esiste un luogo ben definito, ma è un qualcosa di... Sì. Sanno, alla portata di a disposizione di tutti? Io credo che sanno tutto di noi, più di quello che sappiamo noi, perché credo che se hanno i mezzi, parlo di mezzi tecnologici, non parliamo per maghi, certo, ecco, o paranormali, hanno dei mezzi tecnologici per cui credo che sappiano leggere più profondamente nel nostro inconscio che noi stessi. Certo, penso. Certo. Ecco, sanno quello che facciamo. A me hanno dato la dimostrazione che sapevano quello che avrebbe fatto un animale. Addirittura. Ecco, poi certe volte si apriva la radiolina che avevo e io ero lì così che mi grattavo la testa e mi sentivo dire: Gaspare, cambia pensieri. Proprio in quei momenti che era bene che io cambiassi. Cambiassi il pensiero perché stavi andando. Quindi, magari. Ecco, poi se vogliono tirare su uno di noi in un'astronave, ci portano su, da quello che mi sembra di capire dai vari contattisti di cui so, ci prelevano col corpo astrale perché non avendo il sistema nervoso non ci spaventiamo, riferiamo freddamente quello che ci hanno detto, quello che abbiamo visto, invece col sistema nervoso aumenteremo. Invece, ecco, allora, una tecnologia che sa cavare dai tuoi corpi quello astrale e poi tu lo rimette nel corpo. C'è una tecnologia alla quale, secondo te, noi non saremo in grado a breve di vedere queste cose, insomma. Non... Per finire questo, certo, questo discorso, io quando ho visto certe loro cose, mi sono detto, che onestà, mi hanno detto non siamo né perfetti né infallibili. E con quello che mi fanno vedere, se mi dicessero che sono Dio o l'Arcangelo Gabriele, io ci avrei creduto. Certo. Ecco, quindi sono di un'onestà. Di un'onestà, di una purezza, ecco, tale se che... Se volevano farsi passare per Dio, l'avrebbero... Ma ce la incucavano subito. Certo, certo, certo. Beh, probabilmente si sono avvicinati a persone che hanno anche una sensibilità particolare. Cioè, questo forse non è per tutti. O forse nella preistoria erano considerati degli dèi perché appunto facevano delle cose che erano magiche. Sì. Oggi con la consapevolezza... Oppure li hanno presi per gli dèi. Ed era un bene lasciar pensare così. Che fosse così. Sai, la sanno più lunga di noi. Una cosa che ti volevo chiedere, legata al fatto che oggi sempre di più se ne parla anche delle grandi potenze e di personaggi che hanno collaborato con le grandi potenze che stanno, diciamo, rilasciando informazioni. Quindi siamo nell'era della... non della rivelazione, cioè non della velatura due volte, ma del fatto di dover svelare realmente quello che sta accadendo nel mondo e quello che è accaduto. Secondo te ci sarà a breve un'apertura tale per cui anche l'uomo sarà in grado di accettare con molta tranquillità, come hai fatto tu, un insegnamento di questi maestri? Penso di sì, non so quantificare il tempo, gli anni, cioè io... Mi metto anche nei loro panni, ma pensa i grattacapi, le preoccupazioni che hanno dovendo svelarsi, scendere, e una volta giù, qui cambia tutto, obbligatoriamente, in meglio, ma cambia tutto. Quindi tutta la gente dirà loro, c'è un Dio, come, cosa credete? Di conseguenza c'è un balzo di vedute e una caduta di quasi tutte le religioni terrestri. Chiaro. Allora, ci sono milioni e milioni di persone in buona fede che si stanno realizzando attraverso il buddismo, attraverso il cattolicesimo. Pensa a togliere sotto i piedi di queste persone che si stanno realizzando il terreno. Ma pensa alle preoccupazioni. Lasciamo stare quelle materiali, economiche.
Ma solo il credo verrebbe a meno. Ma è una preoccupazione non da poco. Non da poco. Non da poco. Quindi secondo te loro si sono posti questo che poi è un dilemma anche probabilmente. Cioè, che me lo sono posto io, voi non se lo siano posti loro. Certo. Ma, quindi è un'attenzione in più che hanno nei nostri confronti. Io mi sono posto questo problema, poi chissà quanti non riesco a vedere e che ci sono. Certo. Per cui, ecco perché anni e anni e anni, lustri e forse secoli che ci sono qui e vanno con i piedi di piombo, perché è una cosa non facile. Non è facile. Ecco, poi c'è questa... Si sono immedesimati in noi, si sono resi umani, diciamo, in un certo qual modo, no? No, credo che abbiano, avendo fatto anche la stessa trafila per altri pianeti simili alla Terra, okay. Hanno anche un'esperienza in questo campo, certo. Per cui sanno che se spingono le cose troppo così, il pianeta, se ledono leggermente il nostro libero arbitrio, cosa succede? Come per altri pianeti, così questo me l'hanno detto loro, dei loro errori, rari, ma i loro errori, hanno secoli e secoli e secoli fa hanno sbagliato, non siamo né perfetti né infallibili, certo. Hanno calcato un po' troppo la mano sul libero arbitrio, pensando che era giusto il momento di farlo. L'umanità, diciamo, che era stata contattata, ha fatto un balzo improvviso di evoluzione, in meglio. Poi, dovendo proseguire con le proprie forze e trovandosi di fronte a nuovi passi da superare, avendo fatto un cammino fasullo, anche se breve, ma non reale, non creato da noi, è crollato. È crollato tutto. Ecco, per cui, per farci fare un piccolo salto e poi che crolli tutto. Ecco, allora hanno pensato bene di hanno dover... Hanno una bella responsabilità. Stabilità, ok. Ecco. La Terra è molto importante per loro? Cioè, che importanza ha il nostro pianeta a livello galattico? Dunque, a livello umano, penso che abbia l'importanza di tutti i pianeti abitati. A livello pianeta, e tutto è animato, tutto è vita. Anche i pianeti sono vita, hanno un'anima, tanto per intenderci. Il pianeta Terra, così mi hanno detto, è uno dei pianeti rari, rari tra virgolette, perché poi nella galassia, a detta dei nostri scienziati astrofisici, quindi piedi per terra, quello che hanno detto la nostra scienza, finora nel nostro universo hanno contato, tra virgolette, ipotizzato 22 miliardi di galassie. Figurati i pianeti che ci sono. Per cui, anche se il pianeta Terra è un pianeta raro per una certa faccenda che adesso dirò, non è più raro di fronte a queste cifre. A tutti questi numeri che sono però veramente la grandissimi. Percentuale, non so, 1 su 1000 come la Terra, 1 su 100, 1 su 10.000, non lo so. Però la Terra ha una particolarità, che è un pianeta che non dà, come tutti gli altri che hanno vita, solo la vegetazione e gli animali, dà anche l'uomo. L'uomo nasce dalla Terra, vabbè, dal mare, ma nasce da, è proprio il pianeta che fa, sono rari i pianeti nei quali l'uomo. Si è dato, quindi si è creato, è un pianeta che dà l'uomo, che è la massima espressione, ecco, vivente, ecco, tutto ha un'anima, anche con la formichina lì ha un'anima, certo, però, il sasso ha un'anima, ecco, via tutto. Però l'uomo è la massima espressione di un contenitore d'anima dei pianeti. Dopo l'uomo può diventare un superuomo, certo. Può diventare un angelo, può diventare un dio, ma ecco. Generato dalla madre Terra. Molti pianeti danno gli animali, la vegetazione e non danno l'uomo. La Terra è uno dei pochi, diciamo pochi in maniera un po' così. A livello di numeri, con i numeri che ci sono, siamo abbastanza rari, insomma, diciamo. Siamo per loro un pianeta
Importante. Importante, okay. Ecco. Non vorrei dire la parola sacro perché è tutto sacro, certo. Però molto importante. Senti Gaspar, per chiudere, perché la chiacchierata è piacevolissima, mi piaceva terminare pensando anche a questa domanda da farti, cioè visto che tutto è catastrofismo sulla Terra, perché tutto, vediamo l'economia, ci alziamo la mattina con i telegiornali, la stampa che parlano dello spread che è andato chissà dove, che la guerra economica è imminente, la caduta, le liti, le guerre fisiche che ci sono, ma di positivo c'è ben poco. Io invece personalmente penso invece che ci sia un futuro bello per la Terra. Questo possiamo anticipare qualcosa, possiamo dire se ci sono stati dei segnali in seno a questo argomento. Dunque, per la vita della Terra. È questione di fiducia. La parola fiducia c'è sul dizionario. Uh-huh. E quando la diamo? A chi la diamo? Uh-huh. A bel momento bisogna dare fiducia all'esistenza. Allora, in questo momento la Terra apparentemente è orrenda, quello che succede. Però, appunto, perché è brutto, c'è una reazione. Il brutto serve a una reazione. Ci sono tante profezie. Le profezie sono tutte in negativo, ma le profezie sono tutte in negativo calcolando che noi si continui così. Invece sta in noi cambiare. Cioè la profezia ci deve ribaltare la profezia. Quindi deve darci lo sprono per cambiare. Ecco, è difficile avere un metro dell'amore del pianeta Terra. Loro ce l'hanno, una specie di termometro, come noi lo mettiamo sotto l'ascella, non so come è fatto, ma loro sanno il peso specifico di questo pianeta, il fatto di amore. Eventi che sanno. Amore è una parola troppo grossa, il fatto di positività. Mettiamola okay. Così. Se questo termometro arriva a una certa quota, loro possono forzare la mano e non ledere il nostro arbitrio, ma fare molto di più. Io penso, anche guardando i nostri capi di Stato, Trump, quello cinese, Xi Jinping, quello che è, faccia di cane, io sul bottone più grosso del mio, cose da guerra imminente, poi si abbracciano. E uno non si spiega il perché. Siamo un po' pazzi. Mm. Ecco, allora la mia domanda è questa. Se siamo pazzi e basta, io penso che è fatta, ci salvano. Se siamo pazzi e quindi scemi... E non andiamo a distruggere il pianeta. Se siamo pazzi scemi, allora è finita. Non lo so, io non ho il termometro del pianeta. Però dobbiamo, io, te, chi ci ascolta, l'operatore, cerchiamo di pensare positivamente, perché mandiamo in giro il pensiero positivo. Ecco. Cioè la Jovanotti che lo diceva. Io spero che ce la facciamo, così. Quindi la ricetta di casa nostra è questa, poi un po' di aiuti ci arriveranno, ma la ricetta in fondo è questa qua, sì. Quella di sì. Spingere nella positività. Sì. Oddio, singolarmente che il pianeta scompaia o continua a vivere, per noi singolarmente è la stessa cosa, morire con una bomba atomica sulla fontanella o sotto un tram è la stessa cosa, certo, per il nostro sì, camera. Sì. Quello che mi rincresce a me è che questa Terra, che pare che sia uno dei pianeti più belli, con tutti i tesori che abbiamo, le pitture, il Louvre, le cose magnifiche che abbiamo fatto, le musiche, tutto catafascio così per cretineria. Certo. Ecco. Speriamo che ci mettano veramente una mano, ecco. E non arrivi la pazzia. Ecco, la pazzia scema. Scema proprio. Una pazzia geniale, va bene. Ci sta. Una pazzia. Anzi, magari da qualche pazzo genio è uscito chissà, ecco, ne abbiamo tanti che ci hanno dato ma anche scemi, delle belle emozioni. Scemo no. Scemi no.
Grazie Gaspare grazie della chiacchierata e grazie a tutti i nostri followers, quelli di Spazio Tese e del gruppo UFO Cremona.